Casoli nel club dei 330 borghi più belli d'Italia. Sindaco Massimo Tiberini, motivo di grandissimo vanto questo, no? Grandissimo orgoglio per noi, perché si conclude e inizia una nuova programmazione per il borgo di Casoli. Ma la cosa ancora più importante è rimanere nel club dei borghi più belli d'Italia, perché le caratteristiche culturali, storiche che contraddistinguono il nostro borgo ci porta ad avere una visibilità, direi, nazionale, che per noi è estremamente importante. Antonio Di Marco, presidente, dobbiamo dire che questa è una selezione molto ma molto rigida. Noi siamo molto selettivi e il sindaco ha detto bene: Casoli rientra a farne parte ufficialmente un anno fa, nel 2020. Noi siamo felici di essere a Casoli domani in questo evento nazionale, dove avremo il presidente Primi con una serie di amici e istituzioni territoriali e non solo, che verranno proprio a Casoli a festeggiare che cosa? L'arrivo della bandiera dei borghi più belli d'Italia. Quindi in Abruzzo arriverà la 24esima bandiera dei borghi più belli d'Italia, così come in Molise ne abbiamo 4, e la nostra associazione Abruzzo e Molise conta 28 comuni dei 330. Sindaco, prima di chiudere, ricordiamo che la Brigata Maiella nasce proprio a Casoli, e poi insomma bisognerebbe sottolineare che Gabriele D'Annunzio ha sempre considerato Casoli come tappa, diciamo così, goderecce? Assolutamente, il Vate veniva a Casoli ospite di Pasquale Masciantonio, ha lasciato anche delle scritte olografe nella stanza d'annunzio, nella sala del silenzio. Noi questo traguardo lo vogliamo dedicare alla scomparsa di Sergio De Luca, che è stato sindaco di Casoli, che è stato amministratore, che è la persona che voleva maggiormente. Ricordo le sue parole quando mi disse: cerchiamo di entrare nell'elite, nei borghi più belli d'Italia, che sono i borghi più importanti. Antonio Di Marco, ricordiamo l'orario, domani cerimonia ufficiale con inizio? Alle 15.30 l'assemblea regionale dei borghi, e alle 18 inizia la cerimonia ufficiale che ci porterà poi nel castello ducale, come diceva il sindaco, dove si terrà appunto la fase conclusiva, ma quella ufficiale di inizio della nuova vita per Casoli, che è quella appunto nel club dei borghi più belli d'Italia.